Ebbene sì, i colpi di Stato in paesi terzi sono una delle attività che ho svolto durante il mio incarico di consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti d'America. Questo, in estrema sintesi, quanto dichiarato da John Bolton sugli schermi della CNN. Rispondendo a una domanda del giornalista, Bolton ha dichiarato, sin troppo chiaramente, che un tentato golpe sarebbe stato avviato anche in Venezuela. Non che avessimo molto a che fare con questo, ma ho visto cosa è necessario perché un'opposizione rovesci illegalmente un presidente eletto, anche se l'operazione in Venezuela non è andata a buon fine, ha apostrofato l'ex consigliere per la sicurezza statunitense. Dato che ho aiutato a organizzare dei colpi di Stato in altri paesi, posso dire che ciò richiede molti sforzi, cosa che Trump non ha fatto, ha continuato Bolton. La notizia è stata ripresa da tutti i maggiori media nazionali e internazionali, che però non si sono soffermati sul fatto che Bolton, da quando fu licenziato da Donald Trump, guida una cordata contro l'ex presidente. Bolton, durante l'intervista sulla CNN, si è lasciato sfuggire che Trump non sarebbe abbastanza competente per pianificare un colpo di Stato, neanche in un altro paese. L'ex consigliere, uomo politico dalla lunga carriera, ha fatto parte delle amministrazioni di Ronald Reagan, Bush padre e figlio e infine di Donald Trump. L'operazione è tutta mediatica in quanto le elezioni di midterm si avvicinano e la battaglia elettorale, ad anni luce di distanza dalla trasparenza e dalla democrazia, si combatte con tutte le armi a partire dai mass media. Nel frattempo, dallo Sri Lanka all'Europa dell'Est passando dal Pakistan, le rivoluzioni colorate made in USA continuano a scoppiare indisturbate.